Carissimi amici della Pognotomia, buona domenica. È arrivato il giorno della prova sul campo. Il campo è un campo abbastanza importante perché vedete che qui sono barbari 3 giorni e mezzo. 3 giorni, sì, perché non è mezza, no, perché l'ho fatta 3 giorni fa al mattino, adesso che mi viene in mente. È però il nome del One Blade Genesis, eccolo qua, quello che vi ho presentato nel video infrasettimanale. E ve lo ripropongo nel suo supporto, sempre di acciaio, a forma di gianduiotto. Il rasoio ha questo design particolare scavato interno, questo acciaio panacea, e si appoggia appunto sul suo supporto in modo da essere utilizzabile sul lavandino, sempre disponibile. Allora, ho ricevuto messaggi di persone anche perplesse, dicendo: ma questo, che strano, questo rasoio, questo stringoledge, il fatto che la testina basculi non è piaciuto a qualcuno, però in realtà, come io ho spiegato, fa parte almeno come lo do io, fa parte dei progetti, dei prototipi per la rasatura tradizionale, per la rasatura wet shaving. Noi la chiamiamo tradizionale, ma in realtà sbagliamo perché è una definizione, come dire, ambigua. Possiamo dire la rasatura bagnata, alla maniera tradizionale, diciamo così, con strumenti per la pognotomia, quindi strumenti per farsi la barba da soli. Andiamo subito al sodo. Proviamolo sul campo con prodotti di qualità. Io ho scelto una crema che considero tra le migliori inglesi a prezzo assolutamente economico, la Truffin and Deal. In particolare in questo caso la numero 10, che ho da un po' di tempo, vedete quanto l'ho già usata, veramente fragranza inglese, floreale, aspra. E ho messo a bagno il pennello degli amici della Pognotomia, nostro pennello se vogliamo chiamarlo così, di Esse Cosmetiche, eccolo qua, il nostro pennello mitico Amici della Pognotomia, eccolo qua. Sintetico, super soft. Allora, facciamo un montaggio in viso perché questa crema si presta molto bene per il montaggio in viso. Allora, cosa facciamo? Iniziamo col pennello umido anzi, armiamo prima il rasoio, così poi non abbiamo le mani bagnate e tutto quanto. Eccolo qua. Queste sono le uniche lame che vanno bene per questo rasoio. Queste sono le feather, come potete vedere. E il modello lo leggete qua. Mi scuso. FHS10. Andiamo a prendere la nostra lametta e andiamo a scartarla. Molto rigida, molto dura. Questa è proprio una lama che non perdona. Eccola qua. Taglio ovviamente solo da un lato, quello che vedete in basso, la faccio brillare, c'è un po' di colla, la metta rigida, ma non quanto quelle per il rasoio gem, più sottile, più moderna, questa è una fatta veramente chirurgica. Noi prendiamo il nostro One Blade Genesis e cosa facciamo? Banalmente, io spero che adesso in qualche modo riusciamo a mettere a fuoco. Banalmente, poi lo perdo. Andiamo a inserire la lama nella testina. Ecco qua. Vedete? Che andiamo a incastrare. Faccio vedere bene. Voglio che ogni passaggio sia chiaro. L'andiamo a incastrare. È incastrata. La lama non ha perni o fissaggi a vite, ma è appoggiata ai due diciamo due sporgenze, sono termini volgari, e vedete che in teoria balla. Ma in rasatura questa cosa qua non si avverte, almeno io non l'ho mai avvertita. Proprio perché è progettato in modo che magari qui si sposta, ma in questo punto qua è assolutamente fissa. Esposizione importante, perché stiamo parlando di un 60 rotti millimetri.
Quindi non stiamo parlando di un rasoio poco esposto, eh? Guardate. Benissimo, il rasoio è armato. Andiamo a prendere la crema e ne prendiamo una quantità giusta, importante, questa qua è giusto che vada anche utilizzata, e la andiamo a mettere nel nostro ciuffo super sintetico della DS Cosmetica, il quale se la sta pappando, come vedete, con gusto. Ecco qua. Il resto che rimane lo usiamo a mo' di preparo, vedete che è importante. E adesso prendiamo il viso. E lascio che l'acqua si scaldi leggermente. Alcuni di voi, mentre aspetto che l'acqua si scaldi, mi hanno fatto notare che tante volte non guardo in camera. E sì, perché se mi rado, io devo guardare o lo schermo o lo specchio, perché sennò rischio di non. Quindi delle volte chiedo scusa. Ma io non ho strumenti particolarmente. Ho un ottimo telefonino, ottimo, devo dire, anzi, forse. Ne uccido adesso un modello superiore, ma questo è, per fare i video va benissimo. Però devo guardare in qualche modo da qualche parte. Insomma. Allora, dai, iniziamo con la morbidezza di questo ciuffo che a spandere la crema. E poi andremo con l'acqua a montare bene. Prodotto eccezionale questo Trafit, con un rapporto qualità-prezzo incredibile. Ecco, vedete che con un po' d'acqua riusciamo a dosare il nostro montaggio. Ecco qua. Bello consistente. Senza esagerare, con un po' di acqua qua sotto, e va bene così. Mettiamo le mani e andiamo a vedere come rade questo One Blade Genesis. Cosa dobbiamo fare? Far aderire questa parte del rasoio alla pelle e poi giù. Sentite il rumore della testa che bascula, che si adatta, ma non come un multilama che, secondo la mia esperienza, rade in superficie, diciamo, ma qui andiamo in profondità con questa esposizione. Molto fa anche la Feder, spietata, si sciacqua molto bene, vedete che subito guardate che passate
ovviamente non essendo doppio va pulito di più, cioè quasi di più. La lama non si sente. Per dire non si sente, si sente sì, ma un taglio così importante di una barba abbastanza lunga. Ecco, cari amici, io potrei aver finito qui. Non ci praticamente più niente. Però facciamo tutti i passaggi. Perché ovviamente qualcosina è rimasto, però il grosso è tolto, lo vedete. Avete visto quanto tempo? La testina aderisce perfettamente, e come dire, come i multilama, no? No, perché i multilama, secondo me, non va in profondità come va in profondità con il rasoio, che vedete a disposizione. Facciamo un viso. Il multilama non è una lama come la Feder, che è praticamente un bisturi. Questo è un prodotto che ha il suo prezzo, ma è un prodotto di alta ingegneria. Poi può non piacere, non è, e ripeto, non è indispensabile, cioè non è che... Io ho letto dei commenti di persone che, ad esempio, hanno trovato con questo un compromesso, gente che non si trovava proprio col double, con il double edge, con questo avevano un compromesso per entrare nel mondo della natura bagnata. Per obliquo. Tranquillo, sereno. Ma lui è abbastanza facile, evidente, fatto per essere facile. Però è incisivo. Consente anche delle variazioni sul tema, cioè ci si diverte. Ecco qua. Qui veramente mi potrei fermare davvero, cioè non c'è proprio più niente. Però facciamo un contropelo. Leggero, leggero.
scorre con piacere. Anche nei punti più difficili non dà problemi. E via che vai. Ok. E siamo a posto. Andiamo in Cesello. A posto. Questo è un rasoio. Acqua fredda sul vino. Ci andiamo a pulire. Guardate che risultato, che tra l'altro perseguite una pasta e mezza, perché l'ultima è stata proprio una divagazione sul tema. Aftershave, restiamo in terra inglese, siamo fatti la. Arlington, Dr. Harris, altro prodotto che mi piace moltissimo, chiaramente anche questo è un prodotto, a differenza della Truffino numero 10, questo è un prodotto meno economico, diciamo, però assolutamente consigliabile. Eccoci qua. Sistemiamo i nostri strumenti e vediamo un attimo di fare un commento finale. Ah, partiamo dalle cose che conosciamo già. Truffin and Hill, Arlington, accoppiata inglese, Truffin and Hill numero 10, crema che consiglio a tutti per il rapporto qualità-prezzo e per la fragranza, chi piace le fragranze inglesi, così come consiglio Arlington a chi. Però questa dovete secondo me sentirla prima, cioè non vi consiglio di prendere la scatola chiusa, perché va apprezzata, alcuni probabilmente potrebbero non apprezzare questo floreale un po', come dire, no? Un po' amaro, però molto 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 buono. La fragranza per gentleman. Visto il prezzo, vi consiglio di annusarla prima, però io l'apprezzo moltissimo. Pennello, già presentato, già parlato, tanti so che l'hanno acquistato. Stufo veramente soffice, adatto sia al montaggio in viso, come avete visto, sia poi a quello in ciotola. Di Essa Cosmetic, amici della Procuratomia, il nostro primo, diciamo, prodotto ufficiale, chiamiamo così, che abbiamo fatto come gadget per i nostri, tutti quelli che volevano, insomma, avessero voluto avere un prodotto marchiato, come dire, virgolette, con il nostro nome, e quindi è stato il primo prodotto che abbiamo, magari in futuro, chissà, potremmo pensare a qualcos'altro. Andiamo al sodo, il rasoio. Eccolo qua. Ve lo ripropongo. Adesso andiamo a estrarre la lametta, vedete, così. Semplicemente così. Si tira via, senza farne particolari. Così. Il rasoio viene, vedete, la lametta viene messa nel suo camposanto, il rasoio viene sciacquato
ovviamente è stato progettato anche per essere pulito facilmente, quindi viene sciacquato, viene asciugato un attimo. Questo acciaio è il Panacea, che pare essere famoso proprio per le sue proprietà anticorrosive, quindi non facciamo ancora uno. Eccolo qua, lo andiamo a riporre sulla sua base. Basta, finito. Che dire, la tecnica è diversa da quella di Double Edge, non è assolutamente la stessa. La rasatura è perfetta, la lama è esposta abbastanza, tanto la prendete in una zona profonda, come avete visto, barba di 3 giorni, portata via in amen. Ogni paragone con il multilama è un paragone blasfemo. Lo dico dopo averlo provato non solo stavolta, ma anche altre volte. Perché è vero che la tecnica ricorda, soprattutto perché alcuni dicono, ma bascula la testina, ricorda quella del multilama. Ma non ha niente a che vedere, perché il multilama intanto non ha una lama come la Feder, ma delle lamelle. E l'inclinazione della lama e multilama non è assolutamente paragonabile a questa, quindi questa qua veramente va a fare il lavoro di rasatura profonda che noi otteniamo con il rasoio di sicurezza, diciamo, classico, con, per dire, un normale double edge. In questo caso abbiamo il mitico, bellissimo, straordinario Rocknell Elite, no? Il risultato, seppur chiaramente facilitato dalla tecnologia, è lo stesso. Quindi col multilama io tengo un diverso, almeno sulla mia pelle. Mi sento rasato, ma più in superficie. Sicuramente bene, ma più in superficie. Quindi niente a che vedere con il multilama, se non il fatto che per certi versi può ricordare la forma di un monolama usa e getta, la forma, no? Oppure il fatto che la testina basculi, dice, ah, ma allora lo fanno anche i multilama. Sì, certo, però non ha niente a che vedere, secondo me, poi ognuno. Prezzo, abbiamo già detto che è importante, strumento indispensabile, no, cioè non è che chi, se non ce l'avete, non sapete cosa farsi, no. Chi vuole provare un'esperienza, chi vuole avere uno strumento, ad esempio, per una rasatura spensierata, veloce, rapida, ma con gli strumenti della rasatura bagnata, alla maniera tradizionale, e allora questo potrebbe essere una soluzione. Tutto qua. Bene, io spero di essere stato, come dire, esaustivo nel presentare questo prodotto che ha suscitato la curiosità di molti e vi ringrazio perché abbiamo toccato i 1.500 iscritti del canale YouTube che si assommano ai più di 3.000 della pagina di Facebook, insomma cresciamo grazie a voi, grazie anche alla passione di Luca e di Matteo che tutti i giorni danno il loro contributo, fanno... E tutti voi anche che tutti i giorni postate, insomma, interagite, questo veramente crea la comunità, crea anche lo scambio di informazioni e lo scambio di feedback sui prodotti. Poi anche importante le domande, no? Tanti di voi mi hanno fatto anche in privato le domande dicendo ma perché non parli di questo, di quest'altro? Io ovviamente non sono nato, come dire, imparato, posso portare l'esperienza, però è bello avere anche un ritorno, no? Di quello che uno poi fa, cioè vedere se l'argomento interessa oppure no. Quindi grazie a voi e niente, ci vediamo domenica prossima con la presentazione di un rasoio particolare, di un metallo particolare, diciamo così. Buona domenica a tutti.